Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale e oggi vi porto un replay che ha dell'incredibile. Infatti quasi in Arena 8, sopra le 2800 coppe, sono riuscito a fare una partita che ho vinto all'ultimo secondo. In seguito all'ultimo video, infatti ragazzi, dove ho perso due partite in live, ho preso una decisione. D'ora in avanti non voglio più portare delle partite in live in multiplayer a questi livelli, perché non posso permettermi di giocare seriamente e nel frattempo registrare anche. Ci ho provato più e più volte, ma non c'è verso ragazzi. È meglio portarvi un replay solo fatto bene che anche 100 partite in live ma fatte da culo. Giocherò solamente più in live quando andrò a sfidare qualche compagno di clan, insomma, perché veramente non potete capire quante conseguenze porta il giocare così a cazzo in live mentre si registra. Prima di tutto vado a perdere tutte le volte un casino di coppe e sinceramente mi sono rotto le balle anche di quello, perché già così faccio fatica a stare in Arena 8, se aggiungiamo questo diventa impossibile. Secondo, per voi che guardate il video, non penso che sia così bello tutte le volte vedersi uno che perde le partite. Ma il terzo motivo ragazzi è che veramente non potete capire sono le polemiche che nascono da queste partite. Sono sempre di più, ad esempio, quelli che mi dicono: è impossibile arrivare in Arena 8 con questo deck, fa veramente schifo. Caro amico che stai seguendo questo video, se non c'è il domatore e non c'è il gigante royale, stai tranquillo, il deck può funzionare lo stesso. È una cosa che si chiama inventiva, provare a utilizzare delle carte tue, non quelle che usano tutti, e magari inventarti una tua tecnica. Poi vabbè, possiamo parlare anche di tutta quella gente che mi viene a dire: ma è impossibile arrivare in Arena 8 senza gemmare. Questa è l'Arena 8 e queste sono le mie gemme. E poi ci sono quelli che dicono: è impossibile arrivare in Arena 8 senza leggendarie. Queste sono le mie leggendarie. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere, perché questo discorso si potrebbe portare avanti per degli anni. Piuttosto andiamo a vedere il commentary di questo video. Molto, infatti, perché è stata stracombattuta e come vedete è stata fatta in Arena 7, come vi dicevo prima, perché ho perso giusto qualche coppa per farla in Arena 7, non in Arena 8. Siamo contro un livello 9 e la prima cosa che salta all'occhio, oltre al fatto che è un cinese infame che già mi fa, cioè già vedo cinese, io dico vabbè, ho perso, è che sto qui al gigante royale, appunto. E ragazzi, come dicevo prima, gigante royale e il domatore proprio ovunque si trovano. Io qua sono partito subito con gli spiritali di fuoco, perché non stava facendo niente lui, e è subito partito col gigante royale. Meno male che ho la torre inferno per queste truppe infami, e anche se sul gigante royale era al 10, l'ho fatto fuori senza troppi problemi. Anche qui ho buttato dei goblin normali per cercare di stuzzicarlo un po', e lui mi ha messo la capanna goblin, una struttura veramente infame, perché distruggerla è scomodo e spesso si consuma troppo elisir per farlo. Però è sempre lì che ti punzecchia, ti punzecchia con un goblin alla volta e ti fa dei danni. Guarda caso parte dall'altra parte con dei barbari e una leggendaria. Anche lui ce l'ha, io non capisco, ce l'hanno tutti sta cazzo di leggendaria, io no. Ho messo anche gli spiritelli di fuoco, non benissimo, infatti se non sbaglio uno è morto per colpo di un barbaro. Se non fosse successo, sicuramente sarei riuscito a fare qualche hit in più. Lui ha buttato una fireball sbagliata, però io invece la mia l'ho buttata piuttosto bene e ho recuperato lo svantaggio che c'era su una torre. A questo punto riparto proprio convintissimo col gigante e lui, guardate un po', mi mette di nuovo quella capanna maledetta. E i barbari anche qua erano un problema per lo spaccamuro, perché avrebbero potuto ucciderlo, che poi si chiama bombarolo ferre. In ogni caso qua riesco ad avanzare pian piano e riesco a tirare giù qualche hit, ma come vedete alla torre li faccio poco perché mi campa di nuovo sta cacchio di leggendaria, che però è molto utile per il gigante, perché guardate cosa faccio. Mi butto la leggendaria mago di ghiaccio, funziona solo con mago di ghiaccio, io butto il gigante e più che fare dei danni me lo rallenta. Per me è un'ottima cosa perché dietro ci butto della roba. In questo caso ho dovuto buttare la torre inferno perché mi ha di nuovo buttato sto gigante royale livello 10. In ogni caso qua vedete che sono ripartito, avevo messo lo spaccamuro ma me l'ha fatto fuori. Allora faccio una mossa veramente infame e come vedete adesso li piazzo il secondo gigante. Doppio gigante veramente avrà cristonato, ma guardate un po', qui è stato veramente molto bravo lui, perché è riuscito bene o male a contrastarmi. Infatti ha messo i barbari bene sullo spaccamuro e il gigante è morto malamente e è ripartito con tutte le sue truppe. Col gigante royale aggiungerei, guardate qui ragazzi, fireball ha fatto fuori i barbari, torre inferno sul gigante royale, torre inferno che si demolisce ragazzi. Qua veramente stavo dicendo: boh ragazzi, la partita è persa, rinunciamoci. E invece no, guardate qui cosa succede.
ripartiamo col gigante, ripartiamo con lo spaccamuro. Nel frattempo siamo arrivati nel tempo extra, quindi la produzione dell'Elisir è raddoppiata e credo che questo sia stato un vantaggio più per me che per lui, altrimenti non credo che la partita sarebbe andata molto bene. E sapevo già che aveva buttato i barbari, quindi oltre allo spaccamuro gli spiriti di fuoco che shottano i barbari. Di nuovo col gigante Royal, Torre Inferno, ragazzi, che lo fa stare subito tranquillo. E ripartiamo di nuovo col gigante. Proprio ho martellato un casino con sto gigante. Spacca muro dietro di nuovo perché sapevo già cosa mi avrebbe buttato. E gli spiriti di fuoco troppo presto. Infatti mi ha buttato il cannone in questo caso. E adesso, ragazzi, guardate cosa succede. Fireball precisa sui barbari. Cioè, io ho buttato la fireball così a caso, proprio no scoop. E colpo di spaccamuro, ho shottato tutto all'ultimo secondo, vittoria ragazzi, all'ultimo secondo. Cioè qua veramente mi sono alzato, mi sono messo a ballare come un mongoloide, cioè proprio ragazzi non potete capire la soddisfazione di vincere queste partite. Questo ragazzi era il replay, mi spiace solamente che in questo video posso portarvene solamente uno, ma già dal prossimo state tranquilli che vi porterò due replay coi controcazzi. Adesso vi chiedo scusa ma devo per forza andare a dormire perché finalmente ho finito gli esami. E ragazzi, beh, li ho passati prima di tutto. E in questi giorni ho cominciato a girare un pochettino perché c'erano dei posti in cui potevo cominciare a lavorare. E soprattutto ho avuto da fare delle cose veramente strafighe di cui magari vi parlerò in un video apposta. Comunque vi dico solamente che il video che è uscito ieri l'ho finito di editare alle 2 e io questa mattina alle 6 ero in piedi, quindi più o meno ho dormito 4 ore. Adesso capite perché voglio andarmene a dormire adesso. Vabbè, insomma, se non si fosse capito, siamo giunti al termine anche di questo video. Come al solito spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sempre. Indovinate un po' cosa vi sto per dire. Esatto, passate in descrizione per seguirmi sui social, perché i feed dei video ormai anche quelli sono spariti, cioè sono un po' come le mie partite in live, fanno cagare. E con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.